Wahey Kuj, beh, ritrovati dal vostro Andrea91 su RBX, Little Butler's Experience. Abbiamo concluso lo scorso capitolo che stavamo giocando con Justin Kaido ed eravamo all'interno, mi sembra, dell'industria Kaido, se non sbaglio, e stavamo appunto combattendo per scappare da lì insieme ad Iron. E insomma, l'LBS di Justin non è niente male, è molto molto forte, però come ho detto non mi piace il suo modo di attaccare. Probabilmente è perché è limitato con quell'arma, se no secondo me sarebbe con un'altra arma molto più forte, molto più versatile. Però adesso siamo tornati con Van Yamano, che si chiede che cosa facciamo ora che Metano GX è stato rubato? Non lo so, ma vediamo. Abbiamo la capsula di platino che contiene i dati del motore perpetuo, ma il codice di sblocco di cui abbiamo bisogno è in mano al nemico. Sì, perché ricordiamo che su Metano GX c'è il codice di sblocco per il motore perpetuo che serve appunto ad attivare la tensione infinita in un LBX. Praticamente sarebbe la modalità V di Achilles. In altre parole, noi abbiamo la cassaforte. I sostenitori della nuova alba hanno la chiave, giusto? Sì, ma se non possiamo avere la chiave potremmo sempre cercare di crearne una falsa. E questo è possibile? Dobbiamo portare la capsula di platino alla Tiny Orbit. Con la tecnologia dei computer del laboratorio potremmo essere in grado di decifrare i dati anche senza il Metanoia GX. Il dottor Yamano è un uomo cauto e molto intelligente. Potrebbe averci lasciato una sorta di indizio nel caso ci fossimo trovati in difficoltà come queste. Sì. Oppure ci possono affiancare dei camion che ci faranno arrivare dove intendono farci arrivare. Ah? Attenti! Ah, diamando gli LBX, certo, spionaggio industriale. Questo non è proprio il momento. Questo è il nuovo spionaggio industriale, ragazzi. Fra 50 anni tutti quanti con gli LBX faranno rapine, furti. Ai ai ai. Combattiamo qua sopra, certo. Destroyer? Oh mio Dio. Di male in peggio. Per fortuna il livello forse è lo stesso. Sì, però non è che io ne sia tanto soddisfatto, eh. Ti dico la verità, guarda, infatti abbiamo la spada, non l'asta. E va bene, intanto uno è quasi andato. No, quasi è andato uno. Aspetta, vieni qua, vieni qua. Tac, 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 The Q Ace. Ok. Vai, perfetto, prenditi questo. E vabbè, allora. Mannaggia. Vabbè dai, Kazuya e Hans addirittura. Ah, ma io sono con Hans, quindi non con non con Achilles, cioè Achilles con Van, voglio dire. Mi sembrava strano, infatti dico, ma perché Destroyer c'ha la Van? Mamma mia, ragazzi. Che robina. Che stiamo facendo, che robina. Vieni qua tu. Ti dispiace se ti uccido? Ecco, grazie. Quanti ne sono di grazia? Lo prendiamo in aria. Boom, baby! È andato. Ok, fatta, anche questa è fatta. Non è nessuna possibilità, ci credo. Siamo super forti noi. Chi ci ferma? Forse l'LBX di Kaido, di Silian Kaido, che è imbattibile. There's way too many of them. We're totally surrounded. They just keep coming. Eccolo, Pandora. What? No, doveva aprirsi a metà. Sei di nuovo qui, sei qui per salvarci ancora. Era impostata malissimo la frase in quella maniera. Assume un significato totalmente diverso. Anche perché potrebbe rimanere coinvolta nelle esplosioni, dico solo questo, nei colpi che sparano gli altri. Vabbè, comunque sì, è andata bene, dai, mo, non ci lamentiamo. Si allontana. Ma perché? Potevano tamponarci, no? Con i camion, dai. Li abbiamo seminati. Abbiamo accelerato di
Di quanto? Di 5 chilometri? Ce l'abbiamo quasi fatta. Emi, che c'è? Niente, è solo che poco fa mi è sembrato di notare qualcosa di strano nei movimenti di Pandora. C'è qualche problema? No, non è niente. Bene, siamo quasi arrivati alla Tiny Orbit. Era come se stesse dentro. Il pilota stesse dentro l'LBX, lo so. Infatti è molto strano. Forse è quello che abbiamo Wow, visto so this is Tiny Orbit headquarters, huh? nell'intro. It's huge! Dude, it's Nell'intro di huge! gioco. This place is cool, don't you think? Yeah! Io già l'ho vista questa scena, oh mio Dio! I brought him along with me, Damon. Indeed. Ma forse non succede qui. I take it you're Vanyamana? Yeah, I am. I'm Damon Osgood, the president of Tiny Orbit. It's nice to meet you. L'ho vista da un canale giapponese diversi anni fa. Era da poco uscito in Inazuma Eleven Ogre e stavo cercando dei video su come affrontare alcune squadre, in giapponese ovviamente. E ci è comparso questo video di LBX, dico, beh, andiamo a vedere e ho visto quello che è successo. Però non so di preciso quando capita. Pensavo fosse adesso, invece no, forse più avanti lo vedremo. Sicuramente. Vanni a mano, ti faccio le mie congratulazioni per aver vinto il torneo Artemis. Ma lui quindi sarebbe buono, della parte dei buoni, diciamo. Oh, grazie. Tyler mi ha già raccontato tutto, non preoccuparti. In ogni caso, benvenuti alla Tiny Orbit. Demo, non possiamo usare i computer di quantistica parallela per decifrare i dati della capsula di Platino? Certo, il centro ricerche se ne occuperà con la massima urgenza. Penseremo noi al codice di sblocco. So che mi avete appena conosciuto, ma vorrei che vi fidaste di me. In un certo senso ho l'impressione che non sia la prima volta che ci incontriamo. Pandora! Signor Osgood, era lei al controllo di Pandora, giusto? Pandora? Mi dispiace, ma temo di non capire. Mentre venivamo qui abbiamo subito un attacco dalla nuova Alba, ma un LBX chiamato Pandora ci ha aiutato. Però ho notato che si muoveva in modo strano. Così ho analizzato i suoi movimenti. Le sue funzioni si interrompevano ogni 2 minuti e 40 secondi. Quasi sicuramente delle interferenze disturbavano il segnale del suo pilota LBX. Ogni 2 minuti e 40 secondi? È la frequenza del treno a levitazione magnetica che passa per la Tiny Orbit. Significa che chiunque fosse a controllo di Pandora era in questo edificio. Sei intelligente, lo ammetto. Però ci sono più di 4.000 dipendenti nella mia azienda, non è detto che fossi io. Ah, dà lavoro a 4.000 persone. Complimenti. I piloti LBX più sviluppati funzionano al massimo da 100 metri, ma qui parliamo di molto più lontano. Il solo modo per raggiungere una simile distanza sarebbe usare un amplificatore a onde millimetriche. Ho letto qualcosa al riguardo. Alla Tiny Orbit stanno progettando una capsula di controllo che si serve di un amplificatore a onde millimetriche. Qua entriamo proprio nei dettagli, ragazzi. È un pilota LBX che copre vastissime distanze. Funziona anche nello spazio, ma non è ancora in commercio. Esatto, lei stesso ha rilasciato un'intervista sul giornalino LBX di recente. Con una tecnologia all'avanguardia come quella della capsula di controllo, nessuno, eccetto il presidente, avrebbe potuto avere accesso ai prototipi liberamente. Lei è solo che può averla usata. Mi avete scoperto. Vi ho seguito da vicino, restando nell'ombra. Pandora sembra interessarti molto, non è così, Amy? Spero che questo ti dimostri che puoi fidarti di me, Van. Certo! Sono sollevato. Beh, mentre tentiamo di decodificare i dati, date pure un'occhiata in giro. Ecco, tieni. LBX? Ovviamente un passepartout. Anche se, essendo Osgood dalla nostra parte, sa quello che è successo e quindi mi avrebbe dato un nuovo LBX super potente, invece. Con questo passepartout avrei accesso a tutto l'edificio. Usalo quando una porta non si apre. Credo che accadrà molto spesso. Qualcosa me lo dice. Bene, ora ho del lavoro da sbrigare. Vi devo proprio lasciare. Ciao! Ho un'idea. Visto
visto che resteremo alla Tiny Orbit per un po', perché non lasciate i vostri Albiex nelle mani dei nostri esperti? Ma allora anche Achilles, che è in mille pezzi? Arriva tutto qui in corsa! Salve, sono Kit Young, vice direttore del centro ricerche! Se desiderati alla mia squadra possiamo assicurarci che i vostri Albiex siano in perfette condizioni! Davvero, grande! Non avrei mai pensato che un giorno Kunoichi sarebbe stato esaminato da un ricercatore della Tiny Orbit? Ma comunque sì, l'hanno creato loro Kunoichi, cioè... Quindi è già stato esaminato da uno della Tiny Orbit. Grazie mille. Vabbè. Ma io ho un LBX ridotto in mille pezzi, proprio mille. Si può fare qualcosa? Ok. Alla manutenzione di Tiny Orbit, va bene. No, non si può fare nulla per Rakil, proprio non esiste più. C'è ancora una cosa che vorrei mostrarvi, ragazzi. Penso che vi sorprenderà molto. Andate all'entrata del seminterrato. La posta era a rabo. Allora, vediamo un po'. Qui ora non possiamo fare assolutamente... Cioè, possiamo anche lottare, ma chi è il BX? Niente, non abbiamo nulla. Non possiamo combattere. O ci vogliono obbligare a usare altri LBX? Niente, devo per forza andare qua. È questo quello che ci vuoi dire? Scegli una destinazione. C'è solo il seminterrato. Andiamo direttamente lì. Ah, ecco. Ah, la base dell'OAS. È esattamente come prima. Certo, per evitare di fare altri disegni, no? La voglia, se no dopo progettarne un altro. È fantastico! Avete fatto un ottimo lavoro per averlo ricostruito in così poco tempo. I sostenitori della Nuova Alba non ci troveranno mai qui dentro. Sei sicuro? Già, la Tiny Orbit è un'azienda di fama mondiale e la sua sede ha livelli di sicurezza altissimi. Sì, un passepartout abbiamo, però ce lo rubano e via! Giusto! Chi è? Scusatemi un momento. Moshi moshi. Sono Tyler. Ricevuto. Grazie, Lemon. Stanno per iniziare a decodificare i dati. Usate l'ascensore e salite all'area ricerche. Stanno lavorando al processo di decodifica nel laboratorio di livello 4. D'accordo. Il laboratorio di livello 4. Mi intriga parecchio. Vai all'area ricerche, vai. Quindi questo è proprio un ascensore così, senza corridoio. Forse. Oppure c'è, ma evitano di farci perdere tempo. Aspetta, ma se io volessi andare di qua? Posso andarci? Non mi fanno problemi? Strano. Oh. Che bellino. C'è uno specchio, cos'era? Ok, difesa M, che non userò probabilmente mai. Wow, possiamo... Ah, l'ufficio! Su tutta la città. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Ui! Cos'è, una specie di... Sembra tipo una specie di controllo per i pilota. Cioè per chi pilota l'LBX, non per il pilota. Che il pilota sarebbe appunto l'aggeggino, specie di cellulare. Invece chi pilota è il pilota. Perfetto, entriamo qui allora e vediamo un po'. Parliamo con Tyler. Con Tyler. Sì, vabbè. Con signor Osgood. Osgood non è senior poi lui, perché siamo fratelli. Signor Osgood, ci sono novità. Mentre analizzavamo la capsula di Platino abbiamo fatto una scoperta incredibile. Dia un'occhiata. Questo è il progetto di un nuovo LBX. Mio! Subito mio! Wow. Phantom Jet... What? Davvero? Si chiama come appunto il giocatore che non si sa chi era del torneo. Phantom J. Damon, eh? Perché mi è uscito Damon prima? Deve trattarsi di un messaggio di Phantom J. O forse dovrei dire del dottor Yamano. Un messaggio di... Un momento, che cosa ha detto? Phantom J è davvero mio padre? Anche i progetti per Achilles e Hunter mi sono stati inviati da una misteriosa persona che si firmava solo J. Durante il torneo Artemis ha usato un travestimento per non farsi riconoscere e poter caricare i progetti.
Perciò papà sta bene. Wow, che scoperta! È una grande notizia, Van. Però devo ammetterlo, avrebbe potuto scegliere un costume un po' più carino. In ogni caso, voglio sapere di più su questi nuovi progetti del dottore. Dovete costruire subito un prototipo. Sì, signore. E così papà ha progettato un nuovo LBX. Tuo padre ha vegliato su di te per tutto questo tempo, Van. Sì. Devo dire che io e mio fratello siamo un po' gelosi. Cosa? Nanid, Fudge! Degli Imbit? Devono essere i sostenitori della Nuova Alba! SNA, sostenitori Nuova Alba. Tipo SNK. Che cosa facciamo? I nostri LBX sono in manutenzione! Usa questo. So che sarai in grado di usarlo al meglio. Vuole che usi Pandora? D'accordo! Vai, Amy! Falli secchi! Attacca gli LBX infiltrati, ma vediamo quanto è forte Pandora, che sicuramente diventerà il nuovo LBX di Amy. Beh, insomma, con la batteria... No, quella era la barra di manutenzione. Oh, 1150, non male. Che poi Pandora, insomma, si vede che è un LBX da donna, voglio dire, Non è per dire nulla, però... usa i pugnali, usa, guarda là. Cioè, stiletti fiducia. Mostra a mani nude. Però ha stiletti fiducia che praticamente sarebbero. Lo stiletto, lo stivale. Era questo? No, devo saltare qua. Vabbè, comunque sia, mi sono ricaricato la. Mamma mia, ragazzi. A parte che mi sa che sto di livello basso questi, comunque. Ok, vai. Ah, ha sprecato, niente. Mi ha rotto il momentum. Beh, fa nulla. Stiamo a mani nude, poi stiletti di fiducia, dovrei capire cosa è. Con le gambe combatte? Stiletto stivale, l'attacco dello stivale. Non avevo mai provato un LBX così facile da manovrare. Pandora è eccezionale, è molto veloce. Però eri tu che lo pilotavi. Affidarlo a te è stata la scelta giusta. Per questo vorrei che lo tenessi. Come? Sarà il mio LBX, grazie mille. Me ne prenderò cura. Bene, Keith, voglio che usate questi progetti per costruire subito un LBX. Che sarà mio, che bello! Nel BX nuovo. Oh, che goduria! Sono praticamente lo stesso LBX. Adesso puoi modificare il colore di Pandora. Scegli il colore che preferisci. Ma è uguale a Kuroichi in quella maniera. Il bianco è più stiloso. Sembra una sposa quasi. Non potrei più cambiarlo? No. Bianco è più stiloso, dai. Devi pulirlo un pochino quando si sporca, ma dai. Devi starci più attento alla pulizia. Ok, godiamoci sta scena, dai. Final check is complete. Its code name is Odin. Odin, huh? It's incredible. I can't believe this is actually real. Abbiamo il padre di tutti gli dei nordici. Woo! Lancia Gung... Cosa? Fammi un attimo vedere allora. È la lancia di Odino, forgiata dai nani figli di Ivaldi, sotto la guida delle Fabbro Dvalin. Ecco perché Dvalin aveva quella tecnica in Inazuma Eleven. Dico, ma perché c'è la lancia Dvalin? Tiro interdimensionale, in realtà è una lancia quella. Ora riporta tutto quanto. Mamma mia, che figata sto episodio. Ogni episodio è sempre meglio, ragazzi.
E così questo è l'ultimo Albiax che ha progettato mio padre, Odin. È molto meglio di quanto credi, Van. Questo Albiax può addirittura trasformarsi in un jet. Può volare, è eccezionale. Cavolo. Ecco perché una linea così aerodinamica, wow. Il dottor Yamano ha superato se stesso con questo progetto. Abbiamo un problema. Un treno a levitazione magnetica è fuori controllo e sta sfrecciando dritto contro di noi. Nani? Nani the Fudge? A quella velocità raggiungerà la sede della Tiny Orbit nel giro di 20 minuti. Di chi è la colpa? Dei sostenitori della Nuova Alba. Viaggia a 500 km all'ora. L'impatto causerà danni catastrofici. Dobbiamo fermarlo. Ci sono più di 4.000 persone in questo edificio. Come facciamo a fermare un treno in corsa? Come secondo te, Kazuya? Come secondo te? Non possiamo raggiungerlo a una velocità simile. C'è un modo. Ricordi? Odin può trasformarsi in un jet. Sì, ma non riuscirà ad andare molto lontano prima di uscire dal raggio d'azione del pilota del BX di Van. Ti stai dimenticando della nostra capsula di controllo. Van, devi andare nella stanza del simulatore. Ti spiegherò tutto una volta che sarai lì. Ti dispiace se ci vado nel prossimo episodio? Non abbiamo molto tempo, Van. Migliaia di vite dipendono da te. Sappiamo che puoi farcela. Lo so, e non vi deluderò. Può usare la modalità estrema. Wow. Quando il suo Albiax ha meno del 25% di punti vita, può usare la modalità di attacco speciale. Va bene, mi piace. Cavoli, Odin è davvero figo, ragazzi. Mo sta diventando una cosa assurda questo gioco, ragazzi. Ingrana molto tardi la marcia, ma quando dopo che l'ha ingranata, wow, se va liscio come l'olio. Bene, Kuj, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.